Bene, oggi parleremo un po' del maneggio del sestante. Il sestante è uno strumento per calcolare l'altezza degli astri sull'orizzonte, che serviva prima dell'avvento del GPS per fare il punto nave. Allora, principalmente bisogna dire che il principio ottico su cui si basa il sestante è questo. Se un raggio luminoso viene riflesso, ad esempio, 2 volte nello stesso piano da parte dei 2 specchi, questo angolo è doppio dell'angolo formato dalla superficie riflettente. Potete vedere in questo caso il principio ottico qui in foto, e ritorniamo a vedere proprio il maneggio e come funziona. Questo principio viene ad essere poi gestito manualmente in questa maniera. Noi abbiamo la lidada, che è questa, un mirino su cui si posiziona l'occhio dell'osservatore, del marinaio, una serie di specchi, sia qua che qua, e diciamo lo specchio mobile, che è quello che fa sì che si crei l'angolo di rifrazione con cui noi poi sulla scala graduata possiamo vedere che angolo è. Quindi questo ci farà vedere principalmente qual è l'angolo tra l'astro e l'orizzonte stesso. Quindi si parte sempre dalla scala graduata posizionando la lidada sullo zero. Diciamo, è possibile perché abbiamo questo tipo di sistema a levetta su una scala graduata qua dietro. Qui si impugna il sestante, si posiziona l'occhio e si andrà a puntare l'occhio, vedete, verso l'orizzonte. Poi, agendo sull'alida, cioè su questa parte qua, come potete vedere, l'osservatore vedrà su questo specchio, da una parte l'orizzonte direttamente e dall'altra l'astro che si sta abbassando. Nel momento in cui questo astro collimerà con l'orizzonte, avremo nella nostra scala graduata un grado preciso che viene ad essere aggiustato con i primi in questa maniera. In questo modo avremo la nostra altezza sull'orizzonte.
che ci darà quindi la latitudine. Allora, è importante ricordare quindi che avremo uno specchio qua, uno specchio qua su e una serie di filtri per sono verdi, bianchi, azzurrini, per fare in modo che la nostra misurazione possa essere migliore. Poi con una serie di altri calcoli, aiutandoci dalle effemeridi che sono proprio la lista di tutti i posizionamenti di tutti gli astri in qualsiasi istante preciso, potremo calcolare il nostro punto nodale, quindi latitudine e estate con le effemeridi si arriva alla longitudine prendendo il tempo e si riuscirà ad avere il nostro punto nodale.